Adesso invece andiamo fisicamente proprio a sostituire la dashboard dell'M365 con quella del Pro. Il primo consiglio che vi voglio dare è quello per quanto riguarda il fatto di rimuovere questa copertura. Allora, io il lavoro l'ho già fatto un po' di volte, quindi in questo momento non è attaccata come era attaccata in origine, è molto più semplice in questo momento appunto toglierla. Quello che vi consiglio comunque è quello di utilizzare la lama di un coltello per inserirla appunto tra la dashboard e il manubrio e fare leva. In questo modo mi verrà via il coperchio, appunto io l'ho già tolto, ovviamente è stato molto più semplice per me. Però ecco, attenzione perché questo bordo si scheggia molto facilmente. A questo punto, prima di togliere completamente la dashboard, il mio consiglio è quello comunque di andare a svitare le viti che tengono il manubrio, e dopo capirete esattamente perché è molto più comodo lavorare in questo modo, perché riuscirete a estrarre il cavo meglio. Ok, ora abbiamo sganciato appunto la parte superiore del manubrio con il piantone, quindi si può estrarre, ma prima di smontarlo svitiamo direttamente la dashboard, la vecchia dashboard. Io sto usando il cacciavite che ho trovato in dotazione con la nuova dashboard, ma potete anche utilizzarne un altro. È un cacciavite a sterla molto molto piccola con la punta molto molto fina. Ok, attenzione a non perdere le viti. Ok, abbiamo svitato la dashboard da supporto, estraiamo delicatamente tutto il malloppo di fili. Ecco, anche qui io l'ho già tolto, quindi lo trovate così. Quando invece lo aprirete voi, troverete questo cappuccio di plastica che protegge il connettore dall'acqua legato con una fascetta, ok? Quindi ci sarà una fascetta come questa che lo tiene legato. Non dovete fare nient'altro che con la punta di una forbice appunto tagliare la fascetta per liberare il cappuccio, che poi dopo andremo a rimettere. Mi raccomando, non tagliate il cappuccio. Ok, adesso tirate leggermente il cavo d'alimentazione. Questo è il connettore del cavo d'alimentazione, mentre questi sono i tre carrettini piccolini, tutti segnati col colore, quindi non vi potete sbagliare, che collegano la dashboard con il monopattino. Procediamo scollegando prima il cavo di alimentazione, quindi togliamo il cavo di alimentazione e andiamo a disconnettere i cavi singolarmente. Cavo lo disconnettiamo, il secondo cavo lo disconnettiamo e disconnettiamo anche il terzo cavo. Ok, dashboard smontata, questa è la vecchia dashboard dell'M365 normale. A questo punto non andiamo prima a collegare l'alimentazione, ma prima andiamo a collegare direttamente la dashboard con i cavetti. Vi ho detto che i colori non ci si può sbagliare, quindi seguite semplicemente l'indicazione dei colori. Ok, il primo è stato inserito. Inseriamo anche questo. Ok, date sempre un'occhiata ai colori che corrispondano. E inseriamo anche l'ultimo, che è questo qua. Ok, i cavi di collegamento sono attaccati. Ora, attenzione perché qua c'è una freccia praticamente invisibile, comunque dentro c'è un'attacca, guardate bene all'interno dei due connettori di farli combaciare. Andiamo anche a collegare l'alimentazione, ok. In questo momento la dashboard è collegata, tant'è vero che se l'accendiamo si accende. Ok? Spegniamola sulla pressione prolungata. Ecco, vi dicevo prima di smontare le due viti che tengono la parte del superiore del piantone con il piantone, la parte superiore del manubrio con il piantone sotto. Perché? Perché nel momento in cui dovrete andare a inserire questo cavo fuori dell'alimentazione, vi sarà utile estrarre questa parte qua appunto del manubrio. Farlo scorrere un po' all'interno, quindi mandarlo giù un po' il cavo dell'alimentazione in modo tale che avete anche meno filo nella parte sopra, e
e gli occupa appunto meno spazio. Ok, vedete che adesso si è avvicinato un po' di più, quindi a questo punto possiamo rimetterlo all'interno. Ok, perfetto. E andiamo a rimontare il cappuccio appunto nei cavitini di collegamento della dashboard, che sono questi qua. Quindi riprendiamo il cappuccio che adesso ho perso, non l'ho messo, eccolo qua. Ok, cappuccio e fascetta, ok, e lo andiamo a rimettere. Prendiamo i cavettini, li pieghiamo sempre con delicatezza su se stessi, infiliamo il cappuccio in gomma, spingiamo bene fino in fondo, e a questo punto il cappuccio montato, vi ho detto che rimontiamo anche direttamente la fascetta che teneva tutto insieme, ok? Mettiamo la fascetta, la stringiamo un po', ok, il cappuccio è ben fissato e ci protegge appunto le nostre fili. Andiamo a tagliare le cinezze della fascetta di plastica. E ora delicatamente spingiamo un po' i fili all'interno, in modo da lasciare un po' di spazio. Andiamo a posizionare la nuova dashboard. Ecco qua, quindi prendiamo la prima vitina. La posizioniamo, abbassiamo, abbiamo detto, delicatamente. Ok. Ok, fissato molto bene. E manca l'ultima vite. Qua il nostro video anche l'ultimo vite, perfetto. Ora invece quello che ci rimane da fare è andare a rimontare le brugole che tengono il manubrio al pentolo dello sterzo, quindi la avvisiamo. Ok, seconda brugola sotto. Queste non le vedete nel video, ma sono le due brugole che vedete appunto sotto il piantone. Molto molto semplice comunque individuarle. E anche questo lavoro è fatto. Ora, prima di montare il coperchio, invece facciamo l'installazione del firmware, in modo tale che vediamo che sia tutto a posto, che funzioni tutto, che non ci sia niente appunto di nuovo da scollegare. E a questo punto andremo a cercare l'applicazione Superstore M365 Down G. Ok, una volta che avremo installato, io l'ho già fatto, l'applicazione, accendiamo il monopattino, apriamo l'applicazione, facciamo connetti. Facciamo un check version, ok, IRV15.2. A questo punto facciamo open bin, andando a selezionarci il file che vi ho lasciato sotto nella descrizione, che è il Conguard M365 Pro. Quindi andiamo in download, M365 Pro IRV1.5.5 Conguard zip, andiamo su questo file, vi diciamo flash bin. E a questo punto parte il flash del firmware, quindi in questo momento stiamo installando il firmware dell'M365 Pro Doncat, che è la versione più stabile e più potente sul monopattino, quindi sull'M365 normale come la sua dashboard.
dobbiamo aspettare un attimo. 90, 95, ok. Abbiamo sentito il beep del termine dell'operazione. A questo punto gli diamo un check version di nuovo per andare a vedere se è installato effettivamente la versione che diciamo. Ecco qua, DRV, che è il software appunto che gestisce la versione 1.5.5. ok, a questo punto possiamo anche uscire direttamente dall'applicazione. Molto molto bene, siamo arrivati quasi in fondo al video, vediamo se funziona a questo punto il firmware che abbiamo installato. Quindi due tocchi per cambiare la modalità di guida, due tocchi sport, ok, due tocchi eco, due tocchi di, due tocchi sport. Quindi vedete che la modalità di utilizzo ci sono tutti e tre. Un tocco solo per l'accensione del faro, come potete vedere si accende il faro, quindi è perfettamente funzionante. Ora non posso farvi vedere la velocità, beh, se lo muovo leggermente si vede, comunque l'ho provato anche su strada e quindi vi dico che funziona anche la velocità. Quindi ragazzi, a questo punto abbiamo la dashboard dell'M365 Pro, abbiamo il firmware GoCard M365 Pro e il monopattino a questo punto è una bomba. A questo punto ci rimane solamente da togliere la pellicola protettiva del nostro nuovo display e andiamo a installare la nuova copertura della dashboard. Bellissimo, bellissimo. Ok, perfettamente, calza perfettamente. Andiamo a togliere anche la plastica ed ecco qua ragazzi, ed ecco qua la dashboard, bellissimo, bellissimo, bellissimo davvero. Spegniamo, si spegne, accendiamo, si accende, funziona tutto.